Benissimo, buongiorno a tutti da Antonio Romano, buongiorno professor Gennaro D'Amato. Siamo stati fermi per due occasioni, professore, per motivi, diciamo, non dipendenti dalla nostra volontà. Ripetiamo perché nel corso di questi giorni accadono, sono accadute tante cose, per cui è opportuno, ecco, ritornare sull'argomento, in effetti, coronavirus Ok, e vaccini. sì. Buongiorno e benvenuto a lei. Buongiorno, saluti a tutti, buongiorno a voi. Professore, allora diciamo così, ormai mi pare che salvo qualche riottoso dell'ultima ora, la gente si è convinta che attraverso il vaccino passa la nostra vittoria praticamente contro il coronavirus. Non ci sono al momento altre strade percorribili, ne abbiamo anche esempi di nazioni, diciamo pure magari ricche e piccole come Israele, che hanno risolto il problema. Ma anche nazioni abbastanza, voglio dire, organizzate all'interno della Comunità Europea come la Danimarca, che stanno avendo dei risultati importanti. Ahimè, in Italia invece il risultato è veramente capovolto, nel senso che la situazione tende a un peggioramento che se qualche giorno fa, come dire, invitava gli esperti ad essere cautamente pessimisti, adesso c'è un pessimismo più diffuso. Ecco, come la mettiamo, ecco, con la situazione attuale? Un suo commento. Beh, diciamo che noi possiamo differenziare la situazione attuale legata all'aumento delle infezioni e questo è veramente triste. È veramente triste perché l'aumento delle infezioni non si può spiegare che con un abbassamento della guardia. Non c'è altro motivo. Quando ci si infetta vuol dire che non si è tenuta la mascherina, non si sono lavate le mani, non si è tenuta la distanza, dovuta. E questo è veramente assurdo che dopo un anno noi stiamo ancora a questo. Ancora gente che non ha capito che questo è un virus letale, un virus che può ammazzare, non rende soltanto asintomatici e a volte, anzi spesso, fa veramente male. Punto questo significa non si può assolutamente abbassare la guardia, anche perché anche noi dovremo andare verso la liberazione da questo virus, così come ha fatto Israele, che ha eliminato il lockdown, così come sta facendo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ha 2 milioni di persone al giorno sta vaccinando, per cui la mortalità è crollata. E di qui a poco, prima dell'estate, il presidente ha detto che è molto fiducioso che questa battaglia verrà vinta. La battaglia la sta vincendo anche l'Inghilterra, che ha utilizzato moltissimo il vaccino AstraZeneca, che viene utilizzato in milioni di dosi. Quindi diciamo che questo evento degli ultimi giorni è veramente triste e io spero che sia risolto in breve. Già per fortuna è stato identificato un lotto verosimilmente inquinato, comunque produttore di trombi e l'AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità hanno garantito la eliminazione, infatti sono andati presso tutti i centri Covid, Carabinieri, NAS, eccetera, per ritirare questo lotto. Se mi consente, io vorrei dire questo. Sono adesso decine di milioni di persone che hanno usato l'AstraZeneca, che come sappiamo non è l'unico vaccino. Io personalmente ho fatto il Pfizer perché c'era soltanto quello, poi altri hanno fatto il Moderna, altri diciamo che l'AstraZeneca. Auguriamoci che ci sarà la possibilità di utilizzare anche il Johnson & Johnson in unica somministrazione. Per quanto riguarda questi eventi, rientrano purtroppo in quella che è la trafila di tutti i vaccini, soprattutto iniziale, cioè in altri termini i vaccini, quelli che ho nominato e adesso anche il Johnson & Johnson che ha avuto proprio l'11 l'ok dell'EMA e quindi è già pronto negli Stati Uniti e sarà pronto in Europa nei prossimi giorni, hanno fatto tutta la trafila che ha consentito alle autorità come l'EMA e poi anche quelle nazionali tipo AIFA, eccetera, di dare il loro ok.
Finisce quindi la fase sperimentale, viene utilizzata sulle persone con l'ok di queste grosse organizzazioni e comincia la farmacovigilanza. Significa che ognuno di noi che ha fatto il vaccino è nella farmacovigilanza. Io personalmente non ho avuto nessuna reazione, quindi non ho denunziato niente. C'è chi ha avuto dolorini, febbre, eccetera, e l'ha denunziato. Tra queste denunce ci sono purtroppo, come sappiamo, alcuni decessi. Però diciamo che adesso, al di là dell'eliminazione del lotto verosimilmente in causa nell'indurre queste reazioni, si studierà, e l'Istituto Superiore di Sanità ha già cominciato a studiare, le componenti del vaccino ritirato per vedere qual era l'inquinante che ha determinato questi effetti trombogeni, cioè ha facilitato l'insorgenza dei trombi. Questo non deve assolutamente deprimere le persone, perché la vaccinazione è quella che rimane la vera battaglia da vincere, e con i vaccini si vince contro questo virus. Professore, lo so che molto spesso la matematica non va d'accordo con, diciamo, la scienza, perlomeno in alcuni casi, però una domanda da profano gliela vorrei fare, nel senso che, ma se noi abbiamo vaccinato, tanto per dire, faccio un numero, non ne sono certo, l'8% della popolazione, avrebbe dovuto scendere, diciamo, proporzionalmente dell'8% il fenomeno invece dell'infezione. Invece pare che, nonostante il vaccino, le cose continuano a peggiorare. Significa che evidentemente, come dire, come spiegarcelo questa cosa? Ma è ancora purtroppo troppo poco. Immagini che l'immunità di gregge comincia col 70% della popolazione, quindi diciamo che se vaccinassimo a ritmi, come ha detto il ministro, si augura il ministro Speranza, che per l'estate ci sia il 70% della popolazione vaccinata, e allora saremo abbastanza tranquilli. Dico abbastanza tranquilli, ma non ci dobbiamo dimenticare che comunque i giovani fino ai 16 anni non fanno vaccino, perché non c'è l'indicazione, non è stato sperimentato in questa fascia di età. E ahimè, ci sono segnalazioni che sono soprattutto con la variante inglese, ci sono soprattutto giovani che si stanno infettando, e quelli infettano poi gli altri. In altri termini, l'esperienza, la scienza, la medicina dicono che andremo verso il calo progressivo. Ma diciamo che ci vogliono numeri molto più importanti. Adesso stiamo veramente a numeri molto molto limitati. Insomma, dobbiamo arrivare, immaginate, Israele ha vaccinato non soltanto tutto l'esercito, proprio il 100%, tutti si sono vaccinati, ma anche diciamo una cospicua parte della popolazione. Qui stiamo ancora a gente che dice di non fare i vaccini. Alcuni medici, si fa per dire, cioè laureati in medicina, questi non sono medici. Adesso stanno approfittando anche di questi casi per far sentire una voce più alta contro i vaccini. I vaccini sono la salvezza. Un medico che parla contro i vaccini non è un medico. Ripeto, per l'ennesima volta ha sbagliato professione. Può fare l'avvocato, il fiscalista, quello che cavolo vuole lui, il portiere di un palazzo, ma non sicuramente un medico. Ebbene, diciamo che effettivamente questo suo sfogo trova fondamento in atteggiamenti che sono incomprensibili, specialmente per la popolazione che non ha, voglio dire, una laurea in medicina. Ecco, ascoltare un medico che dice certe cose è quantomeno sconcertante. Ecco, le faccio una domanda con una premessa. Qualche giorno fa mi è arrivata una mail alla testata giornalistica dell'Ordine degli Infermieri Nazionale. Allora, loro dichiarano di essere 450.000 persone e fanno una proposta molto sensata, praticamente, per collaborare a quella che è la campagna dei vaccini. Cioè, in termini molto diciamo stretti, loro proponevano praticamente a un costo, secondo me, al di sotto, come dicono anche loro, quelli che sono i costi generali per una campagna vaccinale, o di dare a loro 500 euro in più sulla busta paga all'ordo,
per i 3 mesi che li vedrebbero impegnati, cioè aprile, maggio, giugno, o 10 euro ad ogni somministrazione, e loro garantirebbero praticamente il raggiungimento dei 500.000 vaccinati al giorno, che sarebbe l'obiettivo finale di quello che non solo il governo italiano, ma tutti i governi, diciamo, dei paesi europei. Perché, ecco, queste proposte non vengono prese in considerazione? Annaspiamo invece intorno a cioè, voglio dire, quando c'è qualcuno che, voglio dire, ha una specializzazione ben precisa, perché gli infermieri questo fanno, le iniezioni, tra le altre cose, sono altamente specializzati. Perché non pigliare in considerazione invece trovare strade più tortuose, magari maliziosamente dico, che possono arricchire amici e amici degli amici? Guardi, lei sfonda una porta aperta. In primis le dico che la vaccinazione, sia la prima che la seconda dose, me l'ha fatta un infermiere, diversi, due giovani infermieri. C'era ovviamente sempre il medico lì nello stand, nel box. E poi, guardi, io ogni volta che gli infermieri mi fanno gli auguri, mi danno i saluti, dice professore, la ricordiamo sempre con affetto. Immagini che cosa significa per me essere stato 40 anni al Cardarelli, di cui 30 come primario. Io non so quante decine di infermieri ho conosciuto, molti della mia divisione, credo che erano una trentina tra i turni, eccetera. Diciamo che con tanto affetto. Quando qualcuno faceva il birichino, io alzavo pure la voce, nel senso che, e infatti forse proprio per questo, diciamo che in tanti mi hanno voluto bene, io voglio bene a loro, e li ho sempre stimati. Gli infermieri sono veramente il braccio destro del medico, e io li ho coinvolti parecchie volte. Quando qualcuno non era capace, mi ci mettevo vicino con i miei collaboratori e cercavamo appunto di aiutarlo. Non tutti sono molto in gamba, insomma, però poi imparavano e soprattutto non si sentivano angosciati. Ora, ben venga questa proposta, perché l'atto infermieristico comprende ovviamente anche la vaccinazione. Io le appoggerei moltissimo questo. Sono fatti sindacali, politici, eccetera, in cui non riesco a entrare, né ci voglio entrare, però hanno tutto l'appoggio mio, ecco, questo è, lo posso dire. No, questo volevo sentirle dire. È chiaro che lei deve rimanere, ben fa, perché anzi colgo l'occasione per fare, ecco, una spruzzatina di polemica. Se tutti i medici e gli uomini di scienza facessero solamente i medici e gli uomini di scienza, non si trasformassero in politici, le cose andrebbero decisamente meglio. È una mia idea. Sì, Immagino che lei condivido, possa appunto condivido in pieno. condividere. Voglio dire, il medico deve stare a fianco del politico per dargli le dritte giuste, e questa mi sembra la cosa, le dritte giuste senza essere condizionati. Le voglio fare ancora Certo. un'altra domanda, anche questa un pochettino insidiosa. Per quanto riguarda la possibilità di prendere i brevetti dei vaccini e farceli qui in Italia, a me suona strano veramente che si vocifera di una fase diciamo presso Bologna, che andrebbe ristrutturata e riadeguata, non ci sarebbe per esempio la Savo che ha fatta fondata. Quindi voglio dire, perché perdere 5-6 mesi per ristrutturare un'azienda, cioè un'azienda ben pronta subito alla bisogna, visto che questi qui hanno sempre fatto e bene solo vaccini? Questo, stiamo seguendo questi eventi e francamente anche con tanta amarezza l'abbiamo detto più volte nel vedere che l'Italia era ai primi posti al mondo nella produzione di vaccini. Immaginate la Sclavo era la numero uno. Praticamente ci siamo fatti togliere questa produzione veramente importante perché certe volte i politici, che poi sono quelli che decidono, non vanno al di là del proprio naso. Ma voi immaginate adesso, per quanto riguarda gli Stati Uniti, trovarsi con tre ditte produttrici di vaccini negli Stati Uniti, appunto la Johnson & Johnson adesso, che si associa
alla Moderna e alla Pfizer, che possono garantire in breve la copertura totale di tutta la nazione. Una quota parte di vaccini che potevano venire in Italia, chiaramente gli Stati Uniti hanno detto: un momento, voi li producete qua, adesso è meglio che li facciate prima qua. L'Italia adesso produce vaccini per gli altri, lo sappiamo. Lo sappiamo che c'è stato proprio un blocco di partitura di AstraZeneca che doveva andare in Australia. Sappiamo che gli anticorpi monoclonali prodotti a Latina vanno negli Stati Uniti. Noi ci auguriamo che quelli che prodotti a Siena nella divisione diretta da Rino Roppolo possano andare in Italia. Stanno in fase sperimentale, probabilmente diciamo che prima di giugno, quindi penso entro 2 mesi, siano pronti, e questo è un'altra arma importante. Cioè, in altri termini, ci sono state delle politiche davvero sprovvedute in questo contesto, e adesso noi ci dobbiamo limitare a dover contattare a livello di contratti con ditte diverse che devono portare da noi quello che avremmo potuto fare noi. Io faccio i migliori auguri anche al vaccino il Reitera e a tutti gli altri, soltanto che ci vorranno mesi. Nel frattempo noi ci dobbiamo augurare che le ditte attuali, le 4 ditte, possano aumentare la loro produzione, e ricordiamoci che ci sono anche i tanti paesi del terzo mondo, dell'Africa, dell'Asia, eccetera, quelli che non sempre hanno possibilità di comprarsi i vaccini, e lì stanno morendo veramente tanti. Come sempre, anche, come dire, in una pandemia viene fuori che chi è più ricco può curarsi meglio di chi è meno ricco. Purtroppo questo è il nostro mondo. Noi andiamo a Marte a scoprire un nuovo pianeta e non cerchiamo di salvare il pianeta che abbiamo e su cui viviamo, ma qui andiamo poi nella fantascienza. Professore, per quanto riguarda invece il comportamento, noi abbiamo più volte stigmatizzato la scorrettezza e l'incoscienza di alcune persone. Basta scendere per strada, poco il flusso delle persone, anche per fare che siano cominciati alcuni controlli, mentre fino a qualche giorno fa di controlli neanche a parlarne. Però abbiamo visto le solite scene: la mascherina abbassata, la bella sigaretta fumata, la mascherina abbassata mentre si mangia la pizzetta, quello che cammina senza mascherina sfrontatamente dicendo: io la mascherina non la metto, e fregato. Una serie di comportamenti. Molte aziende, quelle primarie, diciamo così, qualcuno è coscienzioso e consente l'ingresso a poche persone a volta, altre invece che danno via libera a tutti. Ecco, voglio dire, questi comportamenti vanno veramente combattuti, censurati. Guardi, quello che è veramente triste, io sto in contatto chiaramente con tanti miei ex allievi, amici del Cardarelli, del Monaldi, del Cotugno, stanno veramente strapieni, sono riempiti di nuovo tanto, ma i medici sono uomini, mica sono marziani, stanno da un anno a combattere con tutti questi non sempre accorti, perché c'è chi si becca la polmonite grave, magari senza avere grosse colpe, ma molti sono stati proprio questi incoscienti hanno preso sotto gamba questi avvisi che cerchiamo di fare, che tutta la società civile fa, e appunto poi vanno a finire in ospedale. E guardate che le polmoniti da virus, da SARS-CoV-2, quindi da Covid-19, sono terribili. Immaginate quante persone, dopo che si sono negativizzate, io vedo che veramente sono rattristate. Dice: ma io stavo così bene e adesso mi trovo con dolore toracico, mi trovo con una tosse, con senso di stanchezza che durano mesi. E posso comunque dire che chi
poi attua le terapie che noi cerchiamo di consigliare a livello specialistico e la ginnastica respiratoria tende a recuperare. C'è qualcuno che addirittura ha recuperato il 100%. Noi, con l'autorizzazione di queste persone, inseriamo nella pagina Respiro Italia tutte queste informazioni. Però, vedere e sentire tanti medici veramente la sera, dice: professore, non ce la facciamo più, per favore cercate di dirlo in tutti i modi. E io personalmente ho contatti con Radio Amore, che ringrazio tantissimo, anche con altre emittenti. Al di là di dirlo, è francamente difficile cercare di convincere certe teste dure. Andate a vedere nelle rianimazioni che cosa c'è. È una cosa triste proprio vedere queste persone pronate, cioè le persone con la polmonite, stare con la pancia al di sotto, con il casco oppure con la CPAP, o addirittura intubati. Ma vi sembra una cosa bella? È veramente triste. E si possono evitare queste degenerazioni, soprattutto continuando a tenere la mascherina. I fumatori proprio sono qualcosa di ignobile. Io pochissimo esco, però ne vedo ancora tanti che, appunto, come diceva lei, abbassano la mascherina e si mettono a fumare. Questa è un'incoscienza grossa, perché innanzitutto infettate gli altri che vi passano da vicino, e poi oltretutto infettate voi stessi, perché nel prendere la sigaretta non è che vi state ogni volta a lavare le mani, eccetera, e quindi ma insomma, un minimo di decenza è veramente da augurarsi. Io mi voglio augurare che così come l'anno scorso, però dovemmo aspettare maggio-giugno per vedere un calo della curva, e c'era stato il lockdown. A questo punto ben venga un lockdown ancora più serrato, e uno non può dire altro, perché questa è la realtà. La salute viene innanzitutto in primis. Professore, l'anno scorso, diciamo, quando il contagio è calato notevolmente all'inizio dell'estate, si era sempre detto che col caldo il virus perde, diciamo, la sua aggressività. Possiamo ribadirlo anche adesso, insomma, che comunque... Guardi, diciamo che non fu... noi ce l'auguravamo, io avevo l'esperienza della epidemia di suina del 2009 con il reparto al Cardarelli, appunto, di pneumologia strapieno di polmoniti con tante barelle, eccetera, e non vedevamo l'ora che finisse quella epidemia, che cominciò a gennaio, appunto, del 2009, poi andò avanti fino a giugno. Però a giugno cominciammo a respirare, per la verità, anche quest'anno. Diciamo che verso giugno un certo calo c'è stato. Noi abbiamo fatto i bagni, anche se portando le mascherine, fin sulla spiaggia, però abbiamo notato, insomma, e siamo stati un pochino più in relax. È stata proprio quella ondata, partita soprattutto dalla Sardegna e da quegli sprovveduti che avevano aperto le discoteche. Ma come si fa? È gente che se ne frega della salute degli altri, perché l'ondata, guardate, è cominciata proprio da lì, è cominciata da fine agosto. Io, nel rientrare dopo poche ferie, cominciai ad avere telefonate già a fine agosto, intere famiglie che erano infettate. Se quest'anno, auguriamoci, tra le vaccinazioni, le temperature, la riduzione, ci sarà una riduzione, io spero tanto, insomma, e comunque considerate che c'è ancora metà marzo, aprile e maggio, cioè praticamente almeno altri 3 mesi che dobbiamo resistere. Non possiamo assolutamente abbassare la guardia in questi 3 mesi. Se arriviamo verso l'estate con una cospicua percentuale di gente vaccinata facciamo i bravi, io penso che nel giro di alcuni mesi c'è chi prospetta che entro l'anno dovremmo averla vinta, però c'è ancora tanto da penare.
Bene, insomma, e d'altra parte, tornando al discorso Sardegna, abbiamo notato poi un po' tutti che nel momento in cui la Sardegna non è frequentata da turisti, è l'unica zona bianca che abbiamo in Italia, poi perché non c'è tanto contatto, tanto Infatti, interscambio, diciamo, è vero. ma quello è il segreto, quello di sbattere fuori tutti gli incoscienti, e ce ne sono tanti, ahimè. Professore, per quanto riguarda invece l'Australia, che è appena, diciamo, ecco, sta al termine dell'estate, com'è andata lì in effetti? Ma lì è andata molto bene, in effetti, innanzitutto. Diciamo che ci ha risparmiato l'ondata di virus influenzale che veniva proprio dall'Australia. Noi abbiamo cominciato, francamente, con la paura, dice, non sia mai, ci sarà un'ondata anche di virus influenzale. Questa veramente ce la vedremo brutta, perché ogni anno, un po' più, un po' meno, per esempio. Nei tanti anni che stavo al Cardarelli, durante l'epidemia influenzale, quindi soprattutto da novembre-dicembre fino alla primavera, erano strapieni i reparti di polmoniti e di barelle. Dico, se si mettono pure queste polmoniti da virus influenzale, dove andiamo a parare? E invece, per fortuna, dall'Australia non è arrivata l'ondata che poi passa per l'Asia e arriva in Europa. In questo, in gran parte, è legato anche all'igiene, all'uso delle mascherine. A proposito di questo, io appunto ho accettato l'invito di Mirabella per l'Elisir per mercoledì 17. Mi hanno chiesto di dire che le allergie sono ricominciate, quelle stagionali. Molte persone stanno con la tosse, e attenzione, uscite quando dovete uscire con le mascherine, perché vi proteggono anche dai pollini, vi proteggono anche dalle muffe, vi proteggono anche da eventuali forme asmatiche da temporali, di cui magari potremo parlare nelle prossime volte, quelli primaverili e estivi. Quindi la mascherina è assolutamente da consigliare, perché protegge da tutti questi e ci ha protetto sicuramente anche da quei virus respiratori che in questo periodo colpivano di brutto. Quindi almeno questo ce lo siamo risparmiato. Professore, i giovanotti che amano gli assembramenti sostengono che però poco ci si preoccupa dei mezzi pubblici affollati fino all'inverosimile, perché siamo noi gli untori e non sono anche quelli che viaggiano. E qui bisogna poi, voglio dire, fare una tirata di orecchie alle istituzioni politiche perché si dovranno preoccupare di rimodulare la nostra esistenza per il futuro, anche erogando servizi sicuramente migliori. Assolutamente, assolutamente. Ho visto che ieri le autorità appunto si sono presentate per l'arrivo di, mi pare, di 7-8 pullman appunto del servizio pubblico. Io spero tanto che possa essere integrata la rete, anche quella, la circumvesuviana, che continua a essere veramente un dramma. Per quando, io mi voglio augurare, lo utilizzeremo soprattutto nei mesi estivi, ma per le metropolitane e anche tutta la rete urbana. E mi auguro che ci siano veramente niente scioperi, perché l'anno scorso c'è stato anche questo problema, cioè all'improvviso impazzivano e chiudevano le porte, e questo non sta bene in un periodo di crisi. Insomma, mi voglio augurare tutto il rispetto dei sindacati e delle, però ecco, diciamo che c'è un modo di interagire rispettando il prossimo, che comunque si deve muovere. Non tutti possono muoversi con l'auto, anzi è meglio di no, però i servizi pubblici devono essere efficienti. Bene, professore, siamo al termine di questa nostra chiacchierata. Io la ringrazio come sempre e voglio ricordare, come facciamo sistematicamente, la pagina Respiro Italia, una pagina molto attiva che lei cura con grande amore e dalla quale si possono trarre, voglio dire, informazioni giuste, utili ed eque. Per cui, ecco, consultate, iscrivetevi a questa pagina e, voglio dire, avrete
un amico in più su cui poter contare per le vostre dubbi. La ringrazio. Io, come lei sa, ho curo oltre che la mia bacheca, ma soprattutto poi il gruppo Afora con diciamo con l'arte, con la cultura. Qualcuno mi dice che ha difficoltà ad accedere alla pagina Respiro Italia, però non credo, perché stanno aumentando. Adesso abbiamo abbondantemente superato anche gli 8.000 followers, nel senso che basta cliccare e si diventa follower della pagina Respiro Italia. Non è un gruppo chiuso come Afora, è un gruppo aperto, e anzi mi voglio augurare che sia sempre più aperto e interagisca con chi vuole interagire. Io la ringrazio tanto. Ovviamente senza provocazioni, se avete idee diverse, voglio dire, passate oltre, ecco, non creiamo sì. polemiche inutili. Assolutamente, assolutamente, perché in questo sono rigoroso, nel senso che la medicina non è una scienza esatta, ma è una scienza e va rispettata. Chi non è medico non può sparare scemenze, può soltanto chiedere, non sempre riusciamo a rispondere, però sempre nei limiti proprio della correttezza. Benissimo, professore, le auguro buon fine settimana, ci risentiamo se non ci saranno fatti ostativi martedì sempre intorno alle 10. La ringrazio, okay. Alla prossima, okay. Professore. Grazie a voi tutti, a Radio Amore, un ottimo fine settimana, arrivederci. Arrivederci.